Ciao a tutti e benvenuti al quarto appuntamento con Booklet, tracce nella musica italiana, approfondimenti tra musica e letteratura illustrata e non solo, a cura di Vincenzo Rossini e Spine Books per il Locus 2020 Limited Edition. L'artista che vedrete questa sera alla Masseria Ferragnamo è Gammon. Credo che Gammon si possa definire come uno degli artisti più originali che sono emersi in Italia negli ultimi 20 anni, nonostante la sua originalità non sia nell'aver fatto qualcosa di radicalmente diverso da tanti stili e tanti mondi musicali che vanno un po' attorno al mondo dell'R&B, diciamo. Gammon è stato originale proprio perché ha fatto questa cosa quando in qualche modo non era di moda farlo. Gammon, come molti di voi sapranno, nasce come rapper e per almeno un decennio ha lavorato in questo contesto. È un rapper a tutti gli effetti, anche se a un certo punto ha iniziato a cantare. Lo è a tutti gli effetti perché le sue frasi, la metrica che usa nel canto è ancora una metrica rap. Conserva gli accenti, gli spostamenti, conserva il gioco per la parola, il gioco linguistico del rap. Però a un certo punto è come se Gammon si sia liberato dell'idea di fare quel genere, o di stare all'interno di una sorta di recinto, e abbia compreso che la melodia lo poteva portare in un altro territorio. Più vicino a mondi che in Italia sono stati tentati. Io spesso, diciamo, penso agli anni 90, alla metà degli anni 90, a quello che facevano personaggi come Lapina, i Sottotono, cioè quella versione più smooth, più legata al mondo del jazz e dell'R&B, che in Italia non ha mai avuto una reale forma di successo popolare. Per cui questo per parlare un po' della musica, sicuramente vi dà degli elementi che vi possono anche aiutare a comprendere perché tante volte quando uno ascolta delle canzoni di Gammon vive una specie di viaggio nel tempo musicale. Allo stesso tempo però l'altra particolarità che secondo me rende Gammon unico e quindi non un artista che in qualche modo segue quello che in quel momento è una moda è l'uso che fa di alcuni temi. La caratteristica di Gammon, anche questa è mutuata dal mondo espressivo del rap, è di portare il suo vissuto sul piatto della canzone in un modo spregiudicato, senza alcun filtro, e di farlo a volte senza neanche preoccuparsi troppo di dover raccontare a chi sta ascoltando la situazione o l'episodio da cui nasce quella canzone, ma quasi cercando una verità dell'emozione raccontata, una nudità del suo attraversamento interiore. C'è una cosa che ho scritto anche nel libro che ho pubblicato. Il precedente disco di Gammon, che si chiama Mezzanotte, e già nel nome in qualche modo allude a un tempo della riflessione, un tempo anche della verità, la soglia tra un giorno e l'altro come momento notturno in cui ci spogliamo di una serie di filtri. Ebbene, questo disco, che secondo me è uno dei grandi dischi di questo decennio, anche se magari è stato visto solo come un disco facente parte di una scena, per la prima volta, credo, nella storia della musica italiana, portato un racconto di alcuni temi che hanno a che fare proprio esplicitamente con la depressione e con l'analisi, con l'autoanalisi e addirittura anche con l'ipotesi che ci si possa curare da determinati stati depressivi, con una verità e un'autenticità che se voi fate un viaggio nel tempo a ritroso nella musica italiana non troverete mai a questo livello. È un disco che ti lascia tramortito per la sua verità. Il disco nuovo che fa Gammon quest'anno, che ha pubblicato durante il lockdown, che è quello che principalmente immagino ascolterete al concerto di questa sera, è il suo Speculare. È un disco radioso, pieno di luce, anche un po' più leggero dal punto di vista dei pesi che si porta addosso, ma è un disco ancora al 100% confessionale, nel senso che quello che voi trovate all'interno è un racconto di questo percorso che ha portato Gammon a questo stadio, nudo, privo di qualsiasi
preoccupazione di dover intrattenere o di dover in qualche modo stimolare l'attenzione in maniera furba. È un racconto di come si arriva a una luce, in qualche modo. Ecco perché la parola che ho scelto, che penso che contraddistingua Gaemon in modo abbastanza veritiero, è confessione. Bene, e su questo tuo discorso a me non sono venute altre che in mente le tre opere fortemente autobiografiche di tre fumettisti viventi e insomma molto produttivi. E questi tre libri hanno una caratteristica in comune, che è appunto quella che tu dicevi della sincerità, della confessione, del mettere, di narrare il proprio io come materia narrativa proprio. E parlo di Italo di Vincenzo Filosa, Italo, Educazione di un reazionario, Romanzo esplicito di Fumetti Brutti e Pillole blu di Fredrik Peters. Ecco, sono tre libri che, come ho detto prima, sono abbastanza molto autobiografici, ma che sono molto differenti tra di loro, perché Romanzo esplicito è, però hanno in comune una cosa, il volersi mettere a nudo senza temere il giudizio del lettore. Loro, ecco, sono schietti, il loro io, le loro esperienze sono materia viva e la offrono al lettore. Probabilmente anche contando su quel patto che l'autore fa con il lettore rispetto a quello di credere e di non voler giudicare. Ecco, Fumetti Brutti racconta la sua fuga da Catania, da un amore andato male, da un amore che l'ha distrutta, e anche all'uso e all'abuso che poi fa sia del suo corpo che di sostanze che la tramortiscono, insomma, proprio perché è in fuga da questo amore che la fa stare ancora male. Ecco, Romanzo esplicito effettivamente è Fumetti Brutti non lascia nulla al non detto, si mette a nudo ed è una giovanissima autrice del nostro panorama. Quindi quella, diciamo, è una storia un po' adolescenziale in cui magari qualcuno si può riconoscere, ma riconosce anche un po' quello che è l'elaborazione di un amore finito male, con tutte le sue sfaccettature. Italo invece è la storia di un meridionale che vive, di un calabrese che vive a Milano. Che vive a Milano e che in realtà apparentemente fa una vita abbastanza agiata, cioè non agiata, confortante. Confortevole, dici. Confortevole, ha la sua famiglia, fa un lavoro che magari non gli permette di guadagnare molto, però è il lavoro che ama, traduce e fa fumetti, proprio come l'autore del libro. È calabrese, proprio come Vincenzo Filosa, vive a Milano, proprio come Vincenzo Filosa, insomma, è proprio un'autobiografia. Però più che essere un'autobiografia di Vincenzo, credo che sia proprio emblematico di come il meridionale, il calabrese, viva Milano di spazi, è quello che un po' è diventato uno status, no, Vincenzo sarà un po' più grande di noi, no? Un paio di anni fa c'era chi emigrava dalla sua terra, Milano era l'oasi, la terra che dava lavoro al meridionale. Ecco, qui c'è un po' la storia di quei meridionali, secondo me. E Vincenzo si mette a nudo anche appunto parlando anche delle sue debolezze, di come vive delle frustrazioni lontane dalla sua terra, e lo fa in una maniera davvero molto sincera, con cui il lettore, secondo me, si ritroverà molto empaticamente. Pillole blu, invece, è un libro di un paio di anni fa, è una storia, a mio avviso, stupenda. Molto toccante. L'autore non l'ha mai definita autobiografica, anche se è proprio la sua storia. La storia di come lui vive l'amore con questa donna che ha un figlio e che è malata di HIV, all'HIV. E quindi proprio nelle immagini, nel tratto dell'autore, lui riesce a raccontarci tutte le paure, i pregiudizi, le paure che vive all'interno della coppia, i pregiudizi che gli altri hanno nel venire a conoscenza di questo amore.
le paure che la donna vive in questa condizione di malattia, però ecco, con la stessa semplicità e sincerità ci fa vedere come procede in maniera regolare la loro vita, come insomma la vita di tantissime persone che sono affette da questa malattia, ma da cui si può convivere ormai. Certo. E quindi ecco, sono tre storie che parlano di storie vere, in maniera sincera e storie vissute. Ecco, Filosa dice che lui racconta quello che sa. Ecco perché non soltanto in questo libro, anche negli altri, c'è una forte matrice biografica. Con Bene, questo. allora grazie e anche oggi speriamo di avervi dato degli stimoli utili a leggere qualcos'altro. Ci vediamo al prossimo appuntamento che sarà quello dedicato a Colapesce e Di Martino. Ciao!